che è tutto in pompa. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Ragazzi, sono super gasato, voi non potete capire la frenesia che ho nel cuore. Ragazzi, la Rockstar ha appena annunciato finalmente il trailer del nuovo DLC, quello che uscirà nel periodo di Natale. Allora ragazzi, io non ho neanche visto tutto il trailer, quindi non so quando esce. Ho letto più o meno martedì prossimo, ora vedrò. Ragazzi, ma vi spoilerò una cosa. Chiaramente adesso faremo l'analisi del trailer e mi raccomando, spolliciate tutti per farmi capire che ci siete e vi porterò tutti i contenuti qui sul canale. Ragazzi, nel trailer si vede finalmente il jetpack. Finalmente, dopo tutti questi anni, la Rockstar lo rilascia. Io direi di partire subito. L'audio non lo metterò del trailer perché sennò il copyright a manetta. Quindi ragazzi, io direi di iniziare a vedere il trailer e stoppare, raga, tutte i frame interessanti. E ragazzi, ci sono tante cose interessanti. Partiamo subito. Ok ragazzi, qua subito partiamo. Come vedrete c'è una nuova base, non so adesso che cos'è, c'è una nuova base operativa e si parla addirittura di nuove rapine. E i dati parlano chiaro, è il momento. Ragazzi, guardate, spettacolare. Quindi c'è questa nuova persona che ci guiderà sicuramente per queste nuove missioni. Rockstar Games presenta, qua ci sono tutti questi pannelli, questi mini televisori dove potremo vedere, guardate, ci sono queste crocette, quindi saranno sicuramente dei punti dove si andrà a far qualcosa. Avon Tem, che qualcuno voglia far scoppiare una guerra. Attenzione, qua ragazzi c'è di nuovo il grandissimo Lester, lui il bomber Lester, mi arrivano le notifiche da Facebook. Vediamo. Ok, non è che lo temo. Ragazzi, qua chiaramente ci siederemo noi, eccetera eccetera, quindi ok, ne sono sicuro. Rockstar Game, The Doomsday Haste. Quindi ragazzi, le rapine, porca miseria, di nuovo le rapine, di nuovo rapine, mamma mia, incredibile, incredibile. Il colpo della dell'apocalisse praticamente. Allora, andiamo avanti, andiamo avanti. Devono essere stati i russi. Ragazzi, questo è un nuovo visore al 100%. Qua vediamo quest'arma che dovrebbe essere la classica pistola, quella lì che si personalizza nel centro operativo mobile. Ragazzi, chiaramente io potrei fare errori adesso perché non sono sicuro di queste cose, correggetemi voi nei commenti. Andiamo avanti. I nordcoreani addirittura. Ragazzi, qua non so se questo è un nuovo fucile sinceramente, però che cos'è questa zona nuova? Che cos'è questa zona nuova? Spettacolo. O i cinesi. Ragazzi, nuovo aereo che non so se avrà il decollo verticale. Sembra stile decollo verticale, ragazzi, tipo quello che abbiamo avuto. Qua c'è una mitragliatrice. Molto molto bello, ragazzi. Tanta roba. Gli iraniani addirittura. Ragazzi, qua è dentro l'aereo. Qui è dentro l'aereo per forza, perché si vede che qua c'è il portellone. E avremo un centro operativo mobile dentro l'aereo. Capolavoro. Spero che sia così. Adesso sto dicendo cose, però per me sembra così. Per avere una possibilità di successo ci serve un lanciamissili balistico. E ragazzi, guardate. Cioè, io veramente, che poi sono savage questi, non so se sono, ma sembrano savage, ma avremo questo lanciamissili balistico che sarà qualcosa di sgravissimo. Almeno non potranno risalire a me. Ragazzi, ma poi avete notato il computer di Lester, quegli adesivi? Vabbè, questa è una chicca. Quindi, ok ragazzuoli, questo non so se è un nuovo camion perché non mi ricordo tutto, però tanta roba, guardate. Sì ragazzi, questo sembra un nuovo blindato della polizia quasi. Non lo so, vabbè no, impossibile perché la polizia ce l'hanno contro. Quindi un nuovo blindato, guardate tutte i vetri blindati. Qua c'è un cannone sopra che distrugge qualsiasi cosa. Ok, nuovo aereo e sembra veloce. E sembra veloce, molto bello. Queste sono le torrette, penso del nuovo centro operativo in volo. Penso di sì, controllate chiaramente dai computer. Potresti essere pieno di microspie senza nemmeno saperlo, è tanta roba. Ragazzi, guardate che spettacolo. Ok ragazzi, questo qua mi sa che è un'arma nuova. O è il fucile avanzato, no, è un'arma nuova. Perché questa cosa di sopra mi ricorda il fucile avanzato. Quindi se questi qua sono travestiti così, sicuramente come nelle rapine ci dobbiamo travestire per andare a fare certe missioni. Potresti essere pieno di microspie senza nemmeno saperlo. L'ho letto prima, sì. Qua c'è sempre Lester. Questa macchina non so se è nuova, ditemelo voi nei commenti.
Ok, qua c'è un Pompa, che forse è il classico, ma non lo so. Sono tutte skinnate le armi, chiaramente. Ragazzi, nuova macchina. Nuova macchina che spara i missili. Capolavoro. Oddio! Si può volare con le macchine! No, ragazzi! Che cos'è la DeLorean? Che cos'è? È la fine del mondo! Ragazzi, si può volare con le macchine! Ok, nuovo. Non so come chiamarlo, questo nuovo fuoristrada con le mitragliatrici spettacolare. Sopra abbiamo dei. Che sono dei Valkyrie questi, sì. Cioè, guardate, raga, che spettacolo è! Che spettacolo è questa cosa! Ok, qua dovrebbe essere sempre in questa nuova base, credo. Orbital cannon. I cannoni orbitali? Si rischia l'apocalisse. Nuovo tavolo per fare i colpi. Tanta roba. No, vabbè, raga, questo è il cannone orbitale? Aspetta, che cos'è questo elicottero? Cos'è questo elicottero? Raga, che cos'è sto elicottero? Che cavolo è? Tutto blindato, guardate. Tutto corazzato. Fantastico, fantastico. Funghi atomici, radiazioni. Ragazzi, la DeLorean, la macchina che vola, forse va anche in acqua. Mi sembra la stessa a me. Va anche in acqua. Porca miseria. Il sottomarino. Non vorrei che ci mettano anche dei sottomarini come centri operativi mobili. Non lo so, ragazzi. Guardate. Sì, raga, mi sa di sì. Dovevo andare a una grigliata. Raga, no, qui, aspetta che qua c'era la IEI, c'entra di nuovo qualcosa, sì? Sì. Ragazzi, io non vorrei che ci sia anche il centro mobile nel sottomarino, una base segreta nel sottomarino. Capolavoro, totale. Vabbè, qua abbiamo nuovi vestiti, robe varie, nuovi passamontagna, l'arma di prima, col mirino, che cos'è, un olografico? Ragazzi, qua abbiamo degli hunter che stanno bombardando questa, che cos'è, un carro armato quello? Ragazzi, un nuovo carro armato! Un nuovo carro armato! Finalmente un nuovo carro armato! Raga, capolavoro! Tutto blindato, guardate, tutto corazzato, spettacolare! Saluta Clifford! Ragazzi, ed ecco il jetpack! Raga, questo è il jetpack! Così mi imbarazzavi, Avon! Ragazzi, guardate, guardate, veramente sono senza parole! Raga, il jetpack, guardate! Il jetpack, finalmente! Raga, guardate tutta la tenuta da jetpack col casco tutto corazzato, guardate il jetpack. Voi immaginate? Ma avete visto i missili sotto al jetpack, raga? Abbiamo le torrette sotto al jetpack, i lanciarazzi, guardate, anche qui, capolavoro. Raga, vi immaginate una sessione piena di gente che vola col jetpack? Qua abbiamo di nuovo l'elicottero di prima, quello corazzato, capolavoro. E salgono sopra. E ragazzi, il thriller è finito. Il 12 dicembre. Apriamo pure il calendario. Esce martedì, ragazzi. Già martedì avremo questo DLC spettacolare, ragazzi. Capolavoro totale. Quindi direi che per questa analisi è tutto. Abbiamo analizzato tutte le cose del trailer. Le ho commentate insieme a voi. Spero che questa analisi vi sia piaciuta. Ditemi tutto nei commenti, ragazzi. Sbizzarritevi nei commenti. Ditemi tutto ciò che pensate. Se mi sono sbagliato a dire qualcosa, se ho tralasciato qualcosa, perché, ragazzi, sono molto frenetico. Quindi sapete, no? Un po' l'emozione. Ragazzi, dal 12 dicembre avrete tutti i video del DLC. E ogni sera, quasi ogni sera, ragazzi, ci sarà la live che giocherò con voi, chiaramente su PS4. Con il nuovo DLC, ragazzi. Perché io con Alberto Perlana, con l'altro account, spenderò tutti i soldi per comprare qualsiasi cosa di questo DLC. E per questo video è tutto. Superiamo i 300 mi piace. Non so, lasciate quanti like volete voi, raga, mi raccomando. Lasciatemi anche un commento. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutte le novità del nuovo DLC. E noi, ragazzuoli, ci becchiamo al prossimo video. Bella.